Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Ora legale, resta tutto così. Il Parlamento europeo ha bocciato la richiesta fatta da diversi deputati di interrompere il cambiamento semestrale dell'ora. La richiesta era stata fatta perché, secondo la letteratura scientifica più recente, il ritmo biologico si aggiusta meno lentamente al passaggio all'ora legale. Per alcune persone le conseguenze si fanno sentire per settimane, altre sembrano non adattarsi mai all'orario estivo. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a questa decisione del Parlamento europeo? Andiamo a scoprirlo. Sono contraria. Come mai? Perché secondo me hanno ragione, cioè questi cambiamenti d'orario non fanno bene alla salute. Poi sinceramente anche a livello di risparmio non so se poi c'è quel gran risparmio che tutti dicono, non lo so. Sembrerebbe di sì che ci sia un risparmio energetico interessante. Ecco, da quel punto di vista lì io non mi pronuncio perché se è vero, però dal punto di vista della salute sì, cioè questi cambiamenti d'orario così, poi insomma penso che chi l'ha detto, cioè siano medici, cioè, non l'ha detto il primo che passa per la strada, penso, quindi io sono contraria a questa decisione, ma sono contraria anche ad altre del Parlamento europeo. Ora voi mi avete fatto questa domanda, rispondo solo a questa. Qualche parlamentare addirittura ha detto il Parlamento europeo dovrebbe occuparsi di altro, non dell'ora legale, no? Quindi a questo punto lei pensa che comunque sia un argomento interessante e che debba essere affrontato e discusso? Sì, questo è un argomento interessante che deve essere affrontato e discusso sicuramente. È vero che ci sono altre cose di cui si occupa, che effettivamente con tutto quello, cioè io ho sentito che hanno approvato, non è neanche tanto tempo fa, che è, diciamo così, permesso fare pubblicità con l'immagine di Gesù e di Maria, cioè voglio dire, è un'offesa per tutti i cristiani, no? Ecco, cioè noi non offendiamo le religioni degli altri, però neanche gli altri devono offendere noi, perché adesso qua con la scusa che si manca di rispetto a Tizio, si manca di rispetto a Caio, cioè ci facciamo mettere sotto i piedi. Personalmente non ho notato grande differenza da un cambio dell'ora all'altro, a parte la prima settimana, però io sapevo che conveniva anche per un quantitativo di risparmio energetico, quindi se si vede che si può risparmiare dell'energia, specialmente adesso che c'è tutta questa crisi col petrolio e palle varie, se si può risparmiare si può fare, tanto le persone cambiano, i cicli circa di anni del nostro cervello si adattano di volta in volta e basta che noi abbiamo una scansione oraria di 24 ore e questo cambia, in base al il nostro cervello riesce a cambiarlo per quel che ne so io. Qualcuno addirittura ha detto non è un argomento importante che deve essere trattato in Parlamento, ci sono altre priorità, quindi tu non sei d'accordo con coloro che dicono questo? Ma ci sono... nessun argomento davvero importante rispetto agli altri, cioè cos'è che definisce un argomento importante? Sono lì tutto il giorno, per tutta la 4 anni che non avranno tempo per parlare di argomenti importanti e anche meno importanti, quindi se comunque è un argomento che va trattato, c'è cioè una proposta nuova che va fatta, va vagliata come qualsiasi altra proposta, credo. Sono indifferente, per me è indifferente, che cambio no, è uguale. Quando cambia l'ora tu effettivamente... L'ora me lo dicono, io cambio l'ora. Ma fisicamente senti delle conseguenze negative? No, però è indifferente, non mi interessa neanche questo. Ci sono alcuni parlamentari che dicono è un argomento assolutamente non prioritario in Parlamento. Aspetta, ci sono altri argomenti su cui affrontare, non questi, questi qua non sono i problemi, no? Quindi non hanno niente da fare, vogliono affrontare questi discorsi, questi argomenti inutili secondo me. Grazie.